Buon lunedì a tutti! Ve lo dà Aaron con il suo nuovo pupazzino. Cosa facciamo con questo pupazzino noi? Cosa facciamo? L'hai rubato alla mamma, non si fa, non si fa. Buon lunedì! Chiudiamo casa. Ah, c'è il sole, oggi c'è il sole. Ho fatto fare il saluto da Aaron. Adesso sentite tutti i cagnolotti, qui c'è tutta la ciurma che abbaia. E non so, mi stavo chiedendo chi di voi è andato alla corsa di Radio DJ che c'è stata ieri a Milano. E noi non ci siamo andati, ovviamente. Però mi è dispiaciuto alla fine perché mi incuriosiva la faccenda. Ma io per un piccolo problema che ho al piede, adesso ve lo confesso perché tanto questo weekly vlog di tutta la settimana sarà dedicato interamente a questo problema che ho. E riguarda appunto il piede, non riesco a camminare e devo fare un piccolo intervento, sì, insomma, intervento, una cosa, ma è di routine, quindi vedremo. Come potete vedere dall'abbigliamento, anche se c'è un cielo azzurro, inizia il fresco qui a Milano, anche se io sono in provincia e volevo vedere se si vedevano le montagne. Aspettate, io vi faccio vedere. Ecco Aaron che sta per vedere. Ta-da! Le mucche! Ebbene sì, nella mia zona come promesso. Vi avevo detto, ma no, ho paura. Aaron, ci sono! Vai! Andiamo a vedere le mucche da vicino? Si mette sull'attento. Guardate! Anche la mia zona è bella, rustica! E come promesso, come vedete ci sono le mucche anche da me. Sì, quindi non è una caratteristica solo di te, Chiara, ma anche la mia, che si vedono un sacco di mucche e Aaron non l'ha presa per niente bene. Come sono belle, sono proprio qui vicino, più vicino a me. Ciao mucca, ciao! Sono bellissime. E ve l'avevo promesso, adesso 2 ore a contemplare le mucche. Cioè, è grandissima questa mucca. Sono fantastiche. Queste mi sa che sono al pascolo naturale. Ma che belle che sono. E là in fondo ci sono anche le montagne, a parte la strada. Questa è davvero bella. Ciao mucca, muu. Vi avevo promesso appunto che sarei venuta in questa zona e vi ci ho portato. E sì, ho cambiato un po' i giri proprio per farvi vedere questa zona qui. Mi piace un casino questa maglietta, ve la volevo segnalare, non ho fatto ancora il video haul, però non so se riesco perché appunto, come vi stavo dicendo prima, purtroppo non sarò agibile, come si può dire? In questo periodo sarò un pochettino monca. No, monca no, spero di no, è una cosa di routine insomma, niente di preoccupante. E sono le mucche che mi guardano, mi fa ridere, ecco, questa che mi sta guardando, questa è pazza. Sì, non sto facendo niente di che, di strano, eh. Sto camminando, vorrei farvele vedere il più possibile. Io adoro le mucche, ho una passione spassionata. Vabbè, non so se si dice. Comunque, no, non farò il video haul, però volevo segnalarvela perché. Volevo segnalarvela perché ha questi bottoncini che mi piacciono davvero un casino. Quindi, se avete un OBS vicino a voi, andateci, costa veramente poco, tipo 8 euro. E adoro anche questa giacca che ho preso l'anno scorso da Jennifer. Quindi, se vi trovate, andate anche da Jennifer. E niente, sì. Abbandoniamo questa zona. Che bello, ci sono altre due mucche lì. Non so cosa stanno. Stanno mangiando il fieno. Queste brucano nel. Brucano, sì, cioè brucano, sì. E qui è bella questa zona, un'altra zona del mio paese che mi piace davvero tanto perché è immersa nel verde. Insomma, anche qui in Lombardia ci sono questi paesaggi, ragazze. Non ci lamentiamo, certo non abbiamo il mare, però anche la, come si dice, la pianura riserva queste bellissime sorprese. Io adoro le mucche. Abbiamo anche delle cascine, fanno delle produzioni di formaggi, yogurt, mozzarelle, quindi insomma, tutto quello che può servire. E niente, io finisco tutta la baradam. Anzi, adesso veramente, adesso torno a casa
e ho finito i miei giri e sta anche quasi tramontando il sole, tra un po' ve lo faccio vedere perché è davvero qualcosa di meraviglioso. Queste giornate autunnali io le preferisco, mi piacciono davvero tanto. Come promesso vi faccio vedere giusto il tramonto, cioè guardate che spettacolo. Ecco come mi consolerò, questo è un gelato e c'è anche la cioccolata, adesso mano a mano che lo mangio vi faccio vedere. Cioè guardate che meraviglia. Eccomi qua dopo il meritato gelato con un sole che spacca le pietre ma comunque fa freschetto. Niente, sono sopravvissuta al mio intervento, che detto così sembra chissà che io che cosa abbia fatto. È un intervento di routine, possiamo dirlo. Sì, mi sono dovuta operare, come si può dire? Sono dovuta bruciare una verruca, però è sotto il piede e mi ha dato un po' fastidio, devo dire la verità, lo ammetto. Me l'ha poi bruciata con l'azoto, insomma una cosa del genere. Mi hanno preparati tutti dicendomi comunque, sai, una cosa di routine non è che dovrebbe darti questo gran fastidio. Però onestamente faccio fatica un po' a camminare e quindi per qualche giorno, starò un po' a letto, ne approfitto per essere un po' coccolata e quindi un bel gelato ci voleva. Adoro questa gelateria, la gelateria si chiama Orsi e qua a Milano praticamente mi ha detto, cioè siamo rimasti lì a parlare con il proprietario. È aperta dal 1936 e io, coincidenza vuole, perché questa non è di Milano, è nel paese vicino al mio, coincidenza vuole che io da bambina andassi nella prima, quella fondata appunto nel 1936, questa aperto nel 1961 e mi sono ricordata, beh già comunque lo sapevo, però oggi abbiamo proprio fatto un tuffo nel passato, nella mia memoria di bambina che uscita da scuola si faceva comprare il gelato della Orsi dalla mamma. Bei ricordi, ecco, ogni tanto ci vuole. E io quando mi succede qualcosa un po' di triste, di traumatico, vengo qui alla Orsi e mi consolo. Perché sì, questo gelato ha il potere di rendermi molto molto felice, perché è molto molto buono. Mi ha detto adesso i vari posti dove ci sono altre gelaterie, perché sono sette fratelli e questa cosa carina, la cosa carina è che ogni fratello ha fondato una sua gelateria e ciò mi rende molto felice, quindi so che ci sono altre gelaterie Orsi dissipate per tutta Milano. E quindi sì, ecco, verruca tolta, intervento fatto, basta, la mia disperazione se n'è andata. Poi sono qui al sole, mi scaldo un attimo. L'uomo orso è andato a recuperarmi la pomata, mi dovrò pure medicare per 20 giorni, quindi voglio dire un po' tantino in effetti, però vabbè, così è stato prescritto e speriamo se ne vada, perché c'è il rischio di ritorno per le verruche sotto i piedi. Incrociamo le dita. Buon giovedì! Questo è il budino che sto preparando, anche se sembra una cioccolata calda, vedete ancora i vapori, io sento un profumo, che buono! Ed eccomi qui, versione casalinga, ho appena lavato i capelli ovviamente con la mia asciugamano fashion e ho preparato il budino, adesso vi faccio vedere che cosa ho anche intenzione di fare con la crema al cioccolato e dietro c'è tutta la mia cucina, spero sia tutto in ordine perché ho i miei dubbi. Quindi una parte ho deciso di riempire queste paste frolle qui che sarebbero appunto dei pasticcini. E qualcuno mi ha chiesto di farglieli così, e io glieli faccio così. Ho fatto una parte, me la so messa in un bicchierino come budino, appunto, però mi sa che adesso diluisco un po' di latte, vedo se riesco a farmi la cioccolata calda. Vediamo un po' cosa riesco a combinare.